Allora, eccoci, siamo tornati, siamo in compagnia di, io per i nomi comincio, di Ottavio Gruber, chiedo scusa, non mi ricordo, ormai comincio, aveva ragione Bernardo Gullotta quando diceva che ho bisogno di un po' di riposo, insomma, ma se crede di portarmi via il posto sta fresco. Allora, Ottavio Gruber è, con il quale parleremo della festa della letteratura e della poesia che si sta svolgendo in questi giorni tra Trieste e Duino e che vedrà il momento culminante domenica prossima proprio a Duino. Proprio a Duino, sì. Ma Come nasce l'idea di questa iniziativa e quando? guardi, anche senza modestia, è un'idea che nasce da mia moglie e me stesso. Ci siamo incontrati, siamo sposati da 14 anni, ma già da prima scrivevamo poesie, quindi la poesia, è quasi quasi il nostro mondo. È diventata un'idea perché facevamo appunto questi incontri di poesia in continuazione e abbiamo detto perché non fare un salto di qualità? E l'abbiamo fatto istituendo appunto questo concorso di poesia Castello di Duino che è già alla decima Decima edizione. edizione. Sì. E non è poco per dire la verità, Non è perché. poco se pensa che a Trieste, in questi 10 anni sono arrivati, mediamente 10-15 mila, poesie da tutto il mondo, perché mediamente concorrono 1.000-1.200 ragazzi, di tutti i paesi, È riservato ai è giovani? riservato ai giovani sotto i 30 anni di età. Per cui poi sono interessate anche le scuole, perché noi ci rivolgiamo alle scuole. Difatti, oggi, al Goethe Institute, nella sala maggiore del Goethe Institute, ci sono state 5 classi, una di Madrid, l'altra dalla Grecia e le altre da Trieste e dalla Regione, i quali ragazzi hanno portato il loro entusiasmo poetico anche a Trieste. Adesso mi perdoni la domanda che può sembrare un po' brusca, però insomma, chi vi dà una mano per organizzare il tutto? Ma Perché guardi, insomma, diciamo, non è semplice. no, fino a qualche anno fa facevamo tutto mia moglie ed io. Poi, dal momento che questa cosa è diventata sempre È più cresciuta, è andata a grande, crescere. Sì. è cresciuta enormemente e quindi, ci avvaliamo di collaboratori che fanno delle cose che per noi, sono diventate Fondamentali. troppo, E sì, cioè, è troppo, troppo troppo gravose. Ecco, chiariamo anche questo, no? Nel senso che uno dice, boh, organizzo un festival di poesia, eccetera, no? E non è mica semplice, nel senso, non basta solo ricevere appunto gli elaborati, leggerli, farli leggere, eventualmente valutarli, eccetera. C'è tutto l'apparato, diciamo così, anche più prosaico, nel senso, no? Chiedere eventualmente le autorizzazioni per i luoghi dove fare questi. Guardi, è un lavoro che comincia dal 1° gennaio e finisce il 1° gennaio dell'anno È prossimo, un continuo. quindi è un continuo. E noi ci rivolgiamo a tutto il mondo tramite le nostre reti, poi abbiamo l'aiuto, la collaborazione del Ministero degli Esteri, delle regioni d'Italia, delle scuole, del Ministero dell'Istruzione. E poi ci rivolgiamo in ambito internazionale al Pen Club, all'UNESCO, alla Dante Alighieri. Insomma, i nostri bandi di concorso finiscono in tutte queste direzioni, Ho capito. le quali poi, si interessano di smistarle nei loro rispettivi paesi. Ho capito. Quindi questo è già anche perché appunto la vostra manifestazione è già conosciuta, È già conosciuta, sì. quindi diventa per certi aspetti diventa più complicato perché è una manifestazione conosciuta, si ingrandisce, ma nel momento stesso in cui è conosciuta, come dire, non. C'è un po' di lavoro in meno, paradossalmente, per farla conoscere, un gioco di parole, ma fondamentalmente credo sia questo, no? È vero, è vero. Comunque il lavoro è sempre grande, però
come dico sempre a mia moglie, basta il sorriso di un ragazzo che arriva a Trieste, che riesce a ricevere un encomio, per esempio, come nel nostro caso, la medaglia del Presidente della Repubblica, che è appena arrivata, oppure le coppe dalla regione, dai vari comuni della provincia di Trieste e da tutti quegli enti che collaborano alla riuscita del concorso, mi sembra una cosa bellissima. Certo. E questi ragazzi sono veramente al settimo cielo e sono convinto che portano la gioia di queste giornate triestine nei loro paesi e resteranno per sempre legati anche alla città, in buona sostanza. Pensi una cosa, i ragazzi sono talmente entusiasti che poi si rivolgono per mail oppure anche per telefono a noi nuovamente quando sono ritornati nei loro paesi. E sono talmente innamorati, diciamo, di Trieste, che si figuri un poeta pakistano al quale è nato una bambina, ha dato il nome di mia moglie alla bambina. Si immagini una bambina pakistana che si chiama Gabriella. Beh, questa deve essere una cosa effettivamente molto particolare, anche un segno appunto di quanto la cosa resta, insomma. Sì. Senta, parliamo un po', poi torniamo a parlare della manifestazione, però parliamo un pochettino di poesia, no? Nel senso, io devo confessarlo, l'ho detto altre volte anche, io trovo difficoltà a scrivere proprio in genere, diciamo così, ad aprirmi sul foglio bianco, no? Non c'è niente di male a dirlo, insomma, non è sì, che sì, sia... Certo, non è perfetto. Ho scoperto, per altre circostanze, che alcuni amici miei, che io non pensavo fossero così attenti a questo tipo di cose, eccetera, in realtà, come diceva Totò, senza farsi vedere dagli altri, qualche verso, comunque qualche riga, la buttavano giù, eccetera. È facile, è difficile, che tipo di... vorrei dire di che cosa c'è bisogno per sviluppare questa per sviluppare poi anche, perché in fin dei conti secondo me è anche un'opera, è anche un momento di coraggio, no? fissare su un foglio le proprie i propri sentimenti, le proprie sensazioni, eccetera. Voglio dire, non è che chi non lo fa è una bestia, insomma, però certo. Credo magari lo fa in altri modi, eccetera, però immagino che non sia semplicissimo. No, non è semplice, però un motivo essenziale, diciamo, per la nascita di una poesia, a mio avviso, almeno per quanto mi riguarda, è stata la sofferenza. La sofferenza nel corso della vita si incontra e ci segue. E alle volte, se l'anima è sensibile, trova sulla carta qualche cosa che, riportando appunto sulla carta i propri sentimenti, uno ha la possibilità di specchiarsi quasi in quello che ha scritto. Sì. Difatti io mi dispiace di non aver portato il mio libretto di poesie. Però ogni volta che leggo una di queste poesie, anche a distanza d'anni da quando le ho scritte, mi emoziono sempre. Ritrovo la stessa emozione che avevo quando l'avevo scritta. Se io ero disperato, ero addolorato quando l'ho scritta, e così penso tutti gli altri poeti siano sullo stesso livello. Quando, se uno è emozionato o ha pianto durante la stesura della poesia, lei può star sicuro che quel tipo di emozione torna. Sì, insomma. Sì.
torna anche la gioia però quando certo. Appunto, diciamo anche questo, sì. Perché sennò diamo sempre l'idea che il poeta sia macerato. Ci sono anche momenti di gioia e naturalmente la poesia rispecchia questa gioia. Si scrive, immagino, non necessariamente per essere pubblicati. No. Guardi, io è una 30-35 anni che scrivo poesie, ho pubblicato solamente un libricino di una ventina di poesie che interessano la sfera familiare, l'ho pubblicato con le mie incisioni e l'ho dato solamente ai miei familiari, ai miei fratelli, mia madre, i cugini, insomma nell'ambito familiare, perché volevo creare un legame supplementare appunto con questa mia poesia. Loro sapevano, mi scusi se glielo chiedo, i suoi parenti eccetera, sapevano che lei scriveva poesie oppure no. Una cosa? No, sono rimasti sorpresi. Mi immagino. Piacevolmente sorpresi di lei, perché si sono visti coinvolti in questa grande famiglia, diciamo, poetica, e adesso però che hanno sentito che sto dando alle stampe un libro con 175 poesie e 30 incisioni mie che si abbinano, diciamo, alle poesie stesse, sono felici, felici anche loro. E per esempio, l'abbinamento fra la poesia e l'incisione, no? Poi immagino che non è che per ogni poesia c'è un'incisione, no, eccetera, no. Anche perché l'incisione cosa fa? Completa l'emozione alla base dei versi? Che tipo di utilizzo, diciamo, anche se il termine non è bello, che tipo di rapporto, come dire meglio, c'è fra il verso e l'immagine, diciamo? Guardi, la poesia è un'arte, l'incisione è un'arte, e queste due arti possono compenetrarsi agevolmente, perché appunto parlano tutte e due alla stessa maniera. Una è scritta e l'incisione è anche scritta, diciamo. E quando, almeno nel mio caso, una mia poesia mi tocca profondamente, viene elaborato anche una specie di schizzo. Ho capito. E questo poi viene messo sulla carta, sulla lastra di zinco, viene messo nell'acido e poi viene fuori sotto torchio, viene fuori la stampa vera e propria. Una volta, no? E questo forse è io ritengo che comunque la scuola faccia in modo che gli studenti non amino particolarmente, diciamo così, la poesia, no? L'idea, io non so se c'è ancora, ma insomma, l'idea di dover imparare a memoria, non so cos'era il sabato del villaggio, divina. No, quel per amor di Dio, ma per esempio, non so, tipo il sabato del villaggio, piuttosto che la quiete della tempesta, eccetera, che è la quiete dopo la tempesta, non so quanto possa avvicinare un ragazzino alla poesia, eccetera, ma comunque, insomma, diciamo, quantomeno potrebbe avvicinarlo un pochettino di più neanche alla lingua italiana, perché insomma, in fin dei conti, si parla di cose scritte 200 anni fa. Però voglio dire, ecco, secondo lei, quando si sviluppa appunto nel giovane, tornando un pochettino anche al tema al concorso, insomma, all'iniziativa, quando si sviluppa nel giovane un'attenzione per la poesia, indipendentemente dalla scuola, immagino? La scuola può aiutare tantissimo. Ah, comunque. Tantissimo. Per esempio, già da un paio d'anni c'è una scuola friulana di Codroipo, credo, è una scuola dell'infanzia. C'è un insegnante che ama profondamente la poesia e lei riesce
a trasmetterla a questi virgulti così giovani. E però passa sempre per un insegnante, cioè siamo sempre là, quando si parla di scuola bisogna sempre che ci sia un insegnante in grado di metterci del suo, insomma, perché passi il messaggio. Sì, però questi giovani, e oggi che siamo stati al Goethe Institute, sì, c'erano questi ragazzini che hanno letto delle loro poesie che erano qualche cosa da lasciare a bocca aperta. Mia moglie, che è professoressa universitaria, ha detto: ma questi qua sono dei personaggi piccoli ma favolosi. Quando capita di imbattersi, no, in questi ragazzi che scrivono poesie, eccetera, immagino poi che, e credo sia le cose più curiose anche, no? Che magari a vederli poi quello che è più sensibile magari è quello che a vederlo sembra il più spaccamontagne e tutto quanto. Capita, no? Immagino, capita, questo, sì, tipo di cose. Ma guardi, i ragazzi conservano comunque il loro carattere, che scrivano versi che scrivano versi provenienti da gioia o da dolore, è un fatto che li tocca profondamente, cioè, comunque. Torniamo sempre a quel punto di partenza. Sempre quel, no? Punto c'è di sempre partenza, un. Sempre. Ecco, c'è un discorso che io vorrei fare, lo faccio con lei, ma lo faccio molto spesso quando ne ho, quando ne ho la possibilità, no? Perché lei ha detto: c'è sempre un momento scatenante, una gioia, un dolore che, sì, appunto poi dopo fa sì che appunto uno dei motivi per incanalare queste emozioni sia appunto la poesia, il verso, eccetera. Uso un avverbio molto forte e mi scuso, però è anche vero che purtroppo nella nostra zona molti, come si, appunto usano la poesia per cercare di esorcizzare quel momento tremendo che è stato per esempio l'esodo. Noi abbiamo, però forse poi è anche vero che abbiamo troppa letteratura di poesia intorno a quegli argomenti, e che ormai, per quanto riguarda appunto quel tipo di vicenda, si è raggiunto una sorta di limite, non fa nemmeno più notizia un ulteriore libro di poesia sull'esodo, eccetera. Anche perché poi, diciamo la verità, lo spettacolo di Cristicchi mette anche, proprio da un punto di vista poetico, una pietra sopra quel tipo di argomento. Se si fa questo discorso da un punto di vista proprio della critica letteraria, questo è il, diciamo così, l'opinione comune, eccetera. Nella cerchia, diciamo così, di chi poi fa effettivamente poesia, c'è anche questo sentire? Ho fatto una domanda troppo lunga, chiedo scusa. Io posso rispondere per quello che, certo, che sento. Io ho scritto diverse poesie, appunto, come dice lei, che si riferiscono all'esodo, ma l'ho scritta a 60 anni, anche adesso che ne ho qualche anno di più, e però tutte le mie poesie, pur filtrate dall'esperienza della mia vita, da questi lunghi anni passati lontano dall'Istria, diciamo, quando scrivevo le mie poesie sull'esodo, le scrivevo ritrovandomi in quell'età. Ho capito quello che intendo. In quell'età dove risultava poi dalle parole scritte sulla carta bianca. Per cui l'esodo, visto da lontano, diciamo, ritrova attualità sotto questo punto di vista, perché è come se io
mi scrivessi, avessi scritto quella poesia quando avevo 10 anni, 15 anni, ho capito. Al tempo dell'Esodo, al tempo in la cui stessa cosa. Ho capito, ho capito benissimo. andiamo verso la chiusura. Allora, però lei mi diceva, non ha portato il libro, però diceva che una molto breve, però se la... Purtroppo non ho portato il libro delle mie, appunto quel libretto per i familiari. Però ne ricordo una che è molto breve e che ho scritto per mia moglie e che ho letto in chiesa quando ci siamo sposati 14 anni fa. Io ho letto la mia e lei la sua, ed era talmente breve che io ho impiegato una decina di minuti per leggerla. E dice così: io e te, due colori primari, e da noi nasce l'arcobaleno. Immagino che poi in quelle circostanze là, è il discorso di prima, no? Non è semplice poi dire in pubblico i propri sentimenti, credo. O forse è più semplice di quanto possa sembrare. Basta non mettersi a piangere. questo è un altro, è un problema successivo eventualmente. Allora, ricordiamo i prossimi appuntamenti con la festa della letteratura e della poesia. Domani alle 9.30 in Università in Androna Campomarzio c'è un workshop sulla traduzione, ciò che la lingua non può e la traduzione deve, nell'Officina del Traduttore Poeta, che anche questa è una cosa, sì, oggettivamente molto interessante, perché se anche è vero che è difficile tradurre per esempio un romanzo, tradurre la poesia è qualcosa di micidiale. Alle 16.30 alla Camera di Commercio, cerimonia di apertura, il dono delle culture, questo è appunto l'apertura della fase conclusiva. Sì, della... una poi, fase molto importante. Poi c'è una visita alla mostra Io, tu, le forme dell'alterità alla Sala Giubileo, e quindi dialoghi con la poesia, immagino sempre alla Sala Giubileo. Sì. Perfetto. Sabato in consiglio comunale c'è un'iniziativa. Sì, veniamo sempre salutati dal presidente del consiglio. Sì. E poi alle 16.30 alla Libreria San Marco c'è la lettura scenica dei testi premiati nella sezione teatrale del concorso. Domenica invece poi una giornata anche piuttosto ricca, perché alle 11 alla scuola interpreti, insomma, in via Filzi 14, incontro con Davide Rondoni, dialoghi con la poesia, e c'è sua moglie che fa da che introduce, e alle 16.30 al Castello di Duino la cerimonia di premiazione del concorso. Quindi insomma avete un fine settimana molto intenso, brillante. Io ringrazio Ottavio Gruber, me lo sono ricordato stavolta, vede che bravo, per essere stato nostro ospite. Le faccio tanti complimenti per questa iniziativa e buon lavoro, perché immagino che lavorerete già a quella del prossimo anno, tra una cosa e l'altra. Perché poi dobbiamo stampare anche il libro delle poesie in inglese e in italiano. Quando è pronto magari ci fa uno squillo, torniamo a vederci, magari, e magari approfondiamo ancora il discorso, va bene? Così. Benissimo. Così riprendiamo. Benissimo. Grazie ancora ad Ottavio Gruber. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ultima parte di Trieste in diretta di oggi. Parleremo di un'iniziativa, di un progetto dell'ATER, un progetto transfrontaliero di social housing molto interessante. Ci vediamo tra un paio di minuti.